Buongiorno a tutti, ben ritrovati e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12.35 minuti in questo istante di oggi, mercoledì 21 novembre. Eccoci qui come al solito a raccontarvi un po' la nostra città, i nostri protagonisti. Oggi anche un'impresa molto molto interessante che vede come protagonista l'ospite di questa puntata. Stiamo parlando di Alberto Mereghetti, detto Merx Iron Runner. Buongiorno Buongiorno a tutti, Alberto. grazie. Già il nome però fa capire, insomma, cioè Merx Iron Runner, mi sa che parliamo di corsa. Merex perché Mereghetti è troppo lungo, allora ho abbreviato, ho accorciato in questo modo. Iron sta un po' per ironizzare, perché comunque molti triatleti mettono il termine Iron davanti al nome e allora per ironizzare proprio Iron sta per ironico, quindi io sono comunque anche un triatleta. Però infatti sei un triatleta, ma prima ti chiedevo quanti Ironman hai fatto, sono 5 Ironman che hai già 5 fatto. Ironman, sì. Il giro per il mondo, sì, quel più... Anche, ma quello che mi è piaciuto di più è stato quello in Italia, quindi Da poco credo, no? Se è stato, da da poco, ma poco avevo credo, già ci fatto avete parlato tanto. Pescara, e mi era piaciuto il Prima di entrare nello 70.3. specifico della tua impresa che ha dell'incredibile, raccontiamoveli però com'è un Ironman, che ha dell'incredibile anche quello. Stiamo parlando quindi di tre discipline, giusto? Sì, tre discipline, sono 3,8 km, quindi quasi 4 km di nuoto. Si parla di 180 km in bici, dove però non vale la scia, e questa è una cosa fondamentale. Molti sottovalutano questa cosa perché un conto è fare 180 km In in gruppo, gruppo. quindi si va a 40 all'ora di media senza pedalare. Farli da solo è diverso, cioè tenere una media così alta pedalando da soli, infatti ci sono bici da cronometro, caschi aerodinamici, una serie di cose, di accorgimenti Sei una tecnici. crono da È 40 km. una cosa da Da 180 km, 180 km. lo E dicevi? poi, finito E quello, perché si anche parte con la maratona, che 40 km dove arrivano? Perché uno fa sono 42 km 195 km e spiccio metri. io a quel punto, che poi immagino che quegli spicci facciano tutta la Fa un po' di differenza quando sono differenza. quegli Alla ultimi fine sì. metri, veramente. Non contento appunto dei tuoi 5 Ironman in giro per il mondo, non compreso appunto, dicevi, però uno di quelli è quello italiano, quindi siamo contenti anche di questo. Hai voluto fare una specie di Iron Run, a questo punto potremmo chiamarla, a Sì, Milano. io mi sono trasferito a Milano ad abitare da circa 5 anni e quindi mi alleno anche in città, le mie corse sono comunque Ma dove vivi tu? all'interno della città. Io abitavo fuori Ah, Milano, in un ok. paesino fuori Milano, adesso mi sono trasferito proprio in città e mi alleno spesso proprio in città, quindi la cosa che volevo fare era unire la corsa, che è, diciamo, lo sport che preferisco dei tre, del triathlon, unirlo a qualcosa di utile per non solo per me stesso, ma anche per tutti i cittadini di Milano. E uno dei problemi grossi che ha la città di Milano è l'inquinamento, lo sappiamo tutti. Quindi ho pensato in che modo posso aiutare a, diciamo, sensibilizzare i cittadini, sul tema inquinamento. Proviamo a correre, è la cosa più semplice. A Correre nel Milano poi senso corrono un po' che. tutti, a Milano, quindi Ma infatti. infatti, allora, tra l'altro, questa corsa era un po', senza voler dimostrare niente, però se una persona come me, una persona normalissima, chiaramente allenata, può 5 correre, Ironman non è normalissimo. può farcela correre 100 km, Eccola. chiunque può camminare, non correre, ma camminare per un paio di chilometri per andare a fare la spesa, Insomma, 100 per andare in km sono... ufficio o per andare in palestra senza inquinare, senza usare mezzi Infatti, perché dicevo, inquinanti. 100 km sono una bella distanza, insomma, sono tanta. Tant'è che non ti è bastata una Milano sola, però, Ho infatti. dovuto fare 5 volte il Giro di Milano, la circonvallazione esterna Ecco. sono 20 Quindi questo chilometri. hai ragione, ci fa capire come in realtà Milano sia molto piccola, È una città alla abbastanza compatta, fine. quindi Infatti. c'è tutto, ma è tutto Quindi senza metterci compresso. a correre, senza andare, molto probabilmente una mezz'oretta di cammino da casa, le cose principali da fare le abbiamo lì, molto Assolutamente, probabilmente. assolutamente. La cosa assurda è che molta gente usa la macchina per andare in palestra per fare 1 chilometro, a parte che perde mezz'ora per trovare posteggio, però una volta che arriva in palestra poi fa mezz'ora di tapis roulant. Ed è assurdo, quindi tanto vale andarci di corsa, arrivi lì, il tapis roulant l'hai già fatto e inizi ad allenarti senza inquinare. Quindi il messaggio è un po' questo qua. Allora, infatti, hai comunque creato questa corsa, la 100 km di Milano, in solitaria l'hai fatta, Sì. poi in realtà non ti sei mai sentito solo, credo, a No, perché parte allora la cosa in senso buono mi è un po' sfuggita di mano, nel senso che Avevi era nata così. Mi alzo stamattina, mi metto il mio zainetto con la mia borraccia e mi faccio 100 km. già pensato, ci vado a fare 100 km, quindi torno a casa, quando? Ma io avevo calcolato circa 12 ore per prendermela proprio con molta calma, nel senso Ah! che A 12 ore con calma, 100 km, scusa, non, sì, come vedrai, io non sono minimamente io ho avvezzo alla calcolato corsa. 10 ore per farla più 2 ore aggiuntive per soste, magari ristori, eccetera. Ok. Però alla fine ci ho messo 1 ora in più del previsto, ma proprio perché molta gente ha aderito a questa mia iniziativa e quindi.
ho tentato di adeguare il mio passo a quello di chi correva con me. Quindi sei ritrovato con tanti compagni di viaggio. Tantissimi compagni. Al giro di boa, 50° chilometro, sì, alla montagnetta di San Siro, mi sembrava di arrivare al traguardo del Giro d'Italia. Cioè c'era un sacco di gente, quindi fotografi, qualcuno che mi intervistava, amici, parenti, gente che ha visto questa cosa seguendo i miei profili social, e c'era veramente tanta gente, quindi non me lo aspettavo. Sono veramente soddisfatto. Ed eri solo a metà. Ed ero solo a metà, poi c'era l'altra metà del corso dopo. Che giro hai fatto, appunto? Sono partito da Piazzale Lodi, non sì, perché Piazzale Lodi rappresenti qualcosa di particolare, ma semplicemente è sotto casa, quindi sono caduto dal letto, mi sono trovato in Piazzale Lodi e ho iniziato a correre. Okay. E ho concluso lì. Quindi sei andato verso destra o sinistra? In senso orario. In senso orario l'hai fatto, quindi... Correndo sui marciapiedi, quindi rispettando, sì, la segnaletica stradale, senza bloccare il traffico, senza creare problemi a nessuno, ho fatto la mia corsa con tutto il mio seguito. Quindi con la città di Milano alla tua destra, diciamo, col centro, esatto, città, esatto, alla tua, esatto, destra, hai fatto, dicevi, 5 giri. 5 giri. Tondi, dicevi, sono 20 km. Sono 20 km precisi, un giro della circonvallazione esterna sono proprio 20 km, quindi ho detto, perché no, proviamo, facciamo 5 giri e sono 100. Com'è stato girare Milano? Insomma, tu sei uno che corre spesso, immagino, però insomma, è così stato... diventa anche... Allora, io credo che al quinto, al quarto giro, al terzo giro, cominci anche a guardarti un po' intorno, poi hai, sì, detto che hai allentato un po' anche, a me piace, quindi... A me piace guardarmi in giro, guardare, perché a me piace tantissimo la città di Milano e tento di valorizzarla sul mio profilo Facebook da un po' di tempo, documentando con delle foto dove mi alleno. Quindi magari qualche monumento particolare, qualcosa che non è, perché c'è un po' questa cosa di Milano che è veramente poco valorizzata. Cioè, mentre in altre città... Se tu vai a Roma, che è bellissima, entri in farmacia, c'è il cartello che ti indica il Colosseo. A Milano neanche davanti al Duomo c'è il cartello Duomo, cioè lo vedi perché è lì. Però ci sono tantissimi monumenti, tantissime cose che nessuno conosce perché non viene valorizzata. Quindi il mio scopo, il mio obiettivo è anche questo, far buono, conoscere con le mie corse. Interessante, perché spesso infatti immagino, insomma, quando si fa poi a livelli competitivi sia quasi impossibile invece guardarsi intorno. Io ho avuto la fortuna di fare le Dolomiti insieme a Davide Cassani. Bellissimo. In macchina però, insieme a lui, che le faceva in macchina forse per la prima volta, avendole fatte per tantissime volte si annoiava in bicicletta ed era rimasto sconvolto dai paesaggi, che mi diceva: quante volte sono passato di qua correndo dietro al gregario, senza il gruppo, riuscire a vedere, facendo, ma cioè, minima, non sapevo niente dove ero. Invece diceva: adesso finalmente posso godermi, finalmente, ma infatti io da un po' di tempo quindi immagino parte, insomma, sì, aver fatto questa corsa dentro Milano, hai scoperto una Milano anche da una visuale, no, diversa, viene da dire, no? L'ho apprezzata ancora di più perché Milano è veramente bella, cioè come città è bellissima, c'è tutto, adesso c'è uno skyline bellissimo, ultimamente hanno costruito questi grattacieli molto coreografici, quindi insomma è anche bella da vedere oltre che da correre. Mi dicevi tantissime persone, hai fatto un conto di quanta gente si è messa a correre insieme a te all'incirca? Io... non mi ha detto quando è stato questa corsa? Il 2 settembre. Ok, quindi ormai un, sì, mesetto e mezzo fa, quasi, sì, un mese ormai. La notizia ha fatto il giro dei social, quindi, sì, mi sono trovato al 2 settembre con veramente tantissima gente che arrivava dalla Puglia e mi aspettava in Piazzale Lodi alle 7 del mattino, non so, ho fatto che pensato, ma chissà perché Piazzale Lodi? Perché? E quindi insomma, alcune persone hanno corso per me addirittura per 80 km, wow, quindi per quasi tutta la durata della corsa, quindi mi ha fatto veramente piacere. Alcuni si scambiavano, c'è stata una famiglia, all'inizio ha corso la moglie con me per il primo giro, poi si è trattenuta a curare i bambini, il marito ha corso con me il secondo giro, cioè veramente sono riuscito a tirare in mezzo tantissima gente e mi ha fatto veramente piacere. E infatti la notizia ha fatto il giro un po' del mondo, non solo di Milano, ma proprio, perché, insomma, mi hanno contattato. No, infatti lo so, perché insomma è una cosa davvero interessante. Mi ha fatto davvero piacere. Davvero, sì, interessante. Ma adesso, i 100 km di Milano l'hai fatto. Quale altro progetto hai in mente? Allora, io essendo un triatleta ho questo progetto nei prossimi 2 anni di completare il triathlon. Nel senso, adesso ho fatto la corsa, l'anno prossimo penso farò il nuoto e ho già in mente una traversata da fare per sensibilizzare al tema inquinamento degli oceani. Ok. Dopodiché... già ti immaginavo il nuoto nel Naviglio, quindi volevo capire. Quello l'ha già fatto. Perché sapevo, no, ma se no, anche... l'ho anche fatto già con il paddle poco anche, tempo fa. Anche, ma sì, sì, che, Longhi mi Longhi, Longhi, Longhi ha fatto, sì, un bellissimo, sì, sì, giro. Bravissimo. Ha circumnavigato Milano. Ottimo, diciamo, ottimo. Milano è una ex città d'acqua, era una piccola Venezia, adesso hanno coperto tutti i Navigli. Speriamo che magari un domani possano riaprirli. Quindi c'è appunto la traversata. Sì, sto ancora un attimino mettendo insieme i tasselli del puzzle, però ci siamo quasi, anche perché per fare cose di questo tipo servono comunque degli appoggi, degli sponsor, eccetera, quindi non è facile. La cosa più difficile di questa 100 km è stata organizzarla, non correrla. Immagino. Correrla è stato
abbastanza semplice, relativamente semplice. Sì, no, no, ma immagino. Però organizzarla non è stato facile, perché ho organizzato anche dei punti di store. Come è stato organizzare una cetrovata così? Devo ringraziare, se posso farlo, anche Gelato For Run, che mi ha organizzato un punto di ristoro ad ogni giro. Pizza, che è un altro mio sponsor, che mi ha organizzato il ristoro alla montagnetta, al giro di Boa. E una serie di altre persone che mi hanno aiutato durante questa... fotografi, ringrazio tantissimo Andrea Cherchi, che conoscete anche voi, ma che è stato il mio fuori. Fotografo, è il mio fotografo ufficiale, mi ha fatto delle foto incredibili. Comunque ci sono da fare foto, lo troviamo. Quindi insomma devo ringraziare veramente tantissima gente che mi ha aiutato per appunto organizzare. Quanto ci hai messo a organizzare appunto una esperienza del genere? Un paio di mesi. Quindi hai detto che l'hai fatto per sensibilizzare sul tema. Sì. Io obiettivo raggiunto. Ringrazio anche la Yuppilab, che è una società informatica che mi ha fornito un dispositivo grosso quanto uno smartphone che tenevo nello zainetto e mi ha permesso di monitorare in queste 13 ore la qualità dell'aria. No, bellissimo. I dati li ho già pubblicati sul mio profilo Facebook. Quanto ci dobbiamo preoccupare? Allora, ci dobbiamo preoccupare nel senso che io il 2 settembre ho beccato una giornata un po' particolare, cioè molti milanesi non erano ancora tornati dalle vacanze, non c'era tantissimo traffico, però alcuni livelli di polveri sottili erano comunque alti. Già nell'armato. Se andate sulla mia pagina profilo Facebook Merex Iron Runner, cioè, potete rischio di rifarlo adesso sarebbe molto probabilmente alto, più molto alto, sì, assolutamente. Quindi anche, anzi, in realtà lì ne va anche della salute di chi sì, perché io ho postato anche alla fine di questa cosa, di questi 100 km, ho postato un video in diretta, il centesimo chilometro, il traguardo dei 100 km l'ho tagliato in diretta facendo un video. E abbassandomi i calzini c'era il segno della abbronzatura, ma non era abbronzatura, era smog. Quindi io volevo sensibilizzare con questa cosa, perché finita la corsa io sono andato a casa, mi sono fatto la mia doccia e lo smog l'ho lavato via. Però quella cosa che avevo sulle caviglie ce l'ho anche nei polmoni, ma ce l'abbiamo tutti noi abitiamo a Milano. Quindi la cosa fondamentale è capire che il problema inquinamento c'è, magari non lo vediamo, però c'è. Quindi con questa cosa che ho fatto volevo proprio far notare il discorso inquinamento. Beh, allora, molto molto interessante davvero, Alberto. Hai detto che hai conosciuto quindi anche tanta gente lungo la strada. Cosa dicevano i milanesi che ti incontravano? Ma la gente non capiva tutto questo Forrest Gump che correva con il seguito dietro, però insomma suonavano il clacson, spero non per insultarmi, non lo sentivo quello. Perché c'è un po' questa cosa, anche durante la maratona di Milano la gente suona perché stai bloccando 2 minuti un incrocio, quindi vabbè, bisognerebbe proprio cambiare la mentalità dei milanesi in questo senso, perché in molte altre zone d'Italia. E tu che corri spesso, quindi la vedi appunto spesso a piedi la città di Milano, sì. Tu puoi dire che si può vivere a piedi? Si può assolutamente, bisogna viverla, perché ci sono tantissime cose da esplorare, da conoscere, da scoprire, che in macchina o in scooter o comunque utilizzando i mezzi non si possono vedere. Ricordiamo, il 2 settembre hai fatto questa impresa, stiamo vedendo anche alcune delle tue foto, non credo fosse sono foto di repertorio, immagino, delle tue varie quella lì tipo imprese. Spider-Man me l'ha fatta proprio Andrea Cherchi. Ah, cosa mi sei proprio mentre stavi... Sono in piazza Gaia Olenti. Bene. Non sono tanto in alto, sembra però mi ha detto guarda mettiti lì tipo Spider-Man e mi ha fatto una foto. Quando hai intenzione di fare qualcosa del genere a Milano, hai qualche idea su... Allora io ho già in mente un'altra cosa da diciamo che riguarda le aree verdi non solo di Milano ma anche dei parchi vicini alla zona del milanese, quindi insomma per poter valorizzare anche le aree verdi intorno a Milano, e ce l'ho in mente per metà marzo più o meno, quindi poi potrò pubblicare. Ecco, sul mio dove profilo. Possiamo appunto seguire le tue imprese, dove possiamo trovare? Allora, le la piattaforma che utilizzo di più, anche se è un attimino in calo, Facebook, però è la piattaforma dove riesco a esprimermi meglio. Okay. E la mia pagina è Alberto Mereghetti, Merex Iron Runner. Quindi quello è il mio logo, sì, potete trovare tutte le mie iniziative e le novità su quella pagina. Ci sono anche su Instagram come Iron Merex.
dove posto solamente foto, però insomma qualche novità la potete se vedere. Qualcuno volesse venire a correre con te, può farlo tutte le domeniche. Io parto sempre da Piazzale Lodi intorno alle 8 del mattino o le 8, insomma tra le 8 e le 9. Mi può contattare sul mio profilo, se vuole fare una corsetta insieme a me ben accetto. Più gente c'è, più ci si diverte. La corsetta significa quanti chilometri fai tu la domenica, giusto per capire? Non c'è un chilometraggio. Io ho preso la buona abitudine ultimamente di lasciare a casa il GPS e semplicemente di correre e di godermi. Può essere un 10 km, può essere 20, 30 km, non è un problema. Mi godo la città, mi godo la mia corsa, quindi il bello è anche quello. Bisogna fare qualcosa, bisogna farlo bene, se ti piace lo riesci a fare bene. Luoghi ideali per andare a correre a Milano? Ci sono tantissimi parchi, quindi le aree verdi sicuramente, però insomma io abitando nella zona sud è molto bella anche la zona di Chiaravalle, quindi dove c'è l'abbazia, è un po' come correre nei campi, in mezzo alla natura, quindi è bello anche lì. C'è anche questa alternativa, se no sul Naviglio, classico. Ci sono tantissimi runner o anche ciclisti che si allenano sul Naviglio. Si può arrivare fino a Pavia o anche oltre. Vabbè, su quelli come te, fino a Pavia, insomma, quegli altri mi sa che si fermano ben prima dei ponti. Io davvero, Alberto, ti ringrazio tantissimo per essere grazie con noi. Grazie a voi. Ricordaci la pagina Facebook. Alberto Mereghetti, Merex Iron Runner. Su lì troviamo tutte le coordinate per contattarlo, tutti quegli eventi che farà, anche questo evento che dicevi in questa primavera vorrai riproporre a Milano. Ti invito appunto a scriverci, facci sapere qualcosa di meglio, torna qua, contarci cosa fai e con seguiremo piacere. A quel punto la tua impresa, è un'impresa sì, anche questa. Sì, anche lì sono tanti chilometri, sì. Più di 100. Immaginavo che a questo punto, fatti 100 ovviamente adesso basta, bisogna andare oltre. Bene, ti seguiremo molto volentieri. Grazie. Grazie mille di aver stato qui con noi oggi. E buona corsa, adesso torni a casa di corsa. Ho incontrato troppo traffico, devo eliminarlo con la corsa. Infatti. Grazie mille. Grazie a tutti, Alberto. Buona giornata. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, torna domani, sempre qui in diretta alle 12:30 con Good Morning Milano, storie di Milano, storie di milanesi. Grazie mille, arrivederci, a presto.